Buonasera a tutti, io sono Anastasia Vulgaris e sono una giovane ed emergente regista italiana. Io vi parlo da casa mia perché siamo sotto emergenza Covid-19 e quindi la location sarà questa. Allora, vorrei parlarvi di cos'è la regia per questo primo incontro. Cos'è la regia e cosa serve a un regista per essere un buon regista? La prima fra tutte è la passione. La passione veramente forte per il proprio lavoro e la volontà e la passione di raccontare. Raccontare cosa? Raccontare tutto. Tutto veramente. Raccontare delle storie, ma non solo, penso anche ai documentari, quindi raccontare anche la vita di tutti i giorni. E oltre ad avere una passione per raccontare e ad avere una passione per il cinema stesso, questo non basta, nel senso che bisogna studiare tantissimo. Per studiare tantissimo intendo non solo regia, quindi le tecniche di regia, ma anche cose come storia del cinema, storia dell'arte e anche letteratura. Perché uno dice storia del cinema è abbastanza scontato, diciamo, ma perché anche storia dell'arte e storia della letteratura? Perché la letteratura è fondamentale nel cinema. Se uno ci pensa, noi quando andiamo a vedere o leggiamo un libro o andiamo a vedere un film che riguarda un libro, ognuno di noi, quando leggiamo un romanzo, ha in testa la sua versione di quel romanzo. Questo cosa vuol dire? Che ogni regista, quando prenderà spunto dal romanzo, avrà una sua versione, giustamente, del romanzo. Quindi la letteratura già ci insegna a immaginare da un punto di vista registico, perché tu pensi ai personaggi, ma pensi anche alle inquadrature. Ed è un tuo pensiero, non può essere uguale agli altri. Nonostante il romanzo sia quello, nonostante i personaggi siano quelli, tu avrai la tua idea del romanzo. E perché la storia dell'arte, allora? Perché i quadri ci insegnano, per esempio, come utilizzare la luce, come utilizzare i colori e come anche è una composizione di un'immagine. Io penso a famosissimo il caso di Barry Lyndon, dove praticamente Kubrick ha utilizzato proprio le stesse immagini dei quadri del periodo per rifare delle inquadrature del film. Se vai a vedere ci sono delle inquadrature dove sono esattamente così, i personaggi sono messi esattamente nello stesso modo. E non è solo Kubrick, tantissimi registi l'hanno fatto. Ci sono tantissimi casi nella storia del cinema di registi che riprendono la storia dell'arte. Questo perché? Perché proprio ci insegna una composizione, c'è un suo perché in questa composizione e la storia dell'arte ce lo insegna. Quindi è importantissimo, secondo me, studiare sia letteratura che storia dell'arte, oltre che la storia del cinema. Perché storia del cinema sono proprio le basi, dal momento in cui tu sai com'è un film e ne vedi talmente tanti, e inizi non solo a vederli da spettatore, ma proprio a studiarli, ti renderai conto che praticamente vedrai la vita come un film. Ti renderai conto che le inquadrature sono talmente tanto nella tua mente che quando andrai a farle proprio come regista ti verranno naturali. Cioè la sequenza di inquadrature ti verrà naturale, oltre che ovviamente ad averle studiate, ti verrà proprio naturale. Quindi, partendo da questo, sono proprio le basi, direi anche di guardare un po' come nasce un film. Come nasce un film? Allora, un film nasce intanto da un soggetto, un'idea. Una storia a grandi linee che tu hai in testa, ma che deve essere molto molto chiara e molto molto precisa. Questa storia la scrivi e da lì si può trarre una sceneggiatura. Questa
Cos'è la sceneggiatura? La sceneggiatura è il cuore di un film, è proprio l'anima del cinema, la sceneggiatura. Un film con una buona sceneggiatura quasi sicuramente sarà un buon film. È la storia che è molto importante. E non solo la storia, ma i personaggi, come si sviluppano i personaggi. Nella sceneggiatura, ad esempio, c'è il cosiddetto arco di trasformazione di un personaggio, cioè all'interno di una sceneggiatura un personaggio deve cambiare e modificare le sue, il suo essere in pratica. Capite? Quindi da una persona che magari è cattiva, fa delle cose cattive, succede a un certo punto qualcosa, un evento scatenante, che lo farà cambiare e quindi accadrà l'arco di trasformazione che poi lo porterà a cambiare se stesso. La sceneggiatura, intanto, iniziamo a dire che ha uno schema visivo preciso, cioè sopra è indicato il tempo e il luogo, per esempio interno, notte, casa di Anastasia. Dopo ci sono le azioni. Anastasia sta registrando il suo video davanti alla sua telecamera. Sotto, al centro, esattamente, verrà scritto Anastasia. E sotto il dialogo. Il dialogo è proprio scritto al centro, è proprio una tecnica questa. Di solito si dice che una sceneggiatura è circa 1 minuto di film, non è esattamente preciso, non sempre è così perché un regista può prendere delle inquadrature e allungarle, diciamo. Però più o meno questa è la durata di una pagina di sceneggiatura. La sceneggiatura deve essere di tipo non romanzata, cioè nella sceneggiatura va scritto esattamente quello che tu vedi. Per esempio, io non posso scrivere che sono felice, cioè non posso scrivere Anastasia è felice di fare questi video. Come faccio a farlo capire che Anastasia è felice? Con le sue azioni. Anastasia può sorridere, Anastasia può dire qualcosa di gentile, di carino, tant'è che io posso capire le sue intenzioni. Faccio un esempio un po' più chiaro. Chiara esce dalla sua stanza sbattendo la porta, prende le chiavi della macchina ed esce di casa. Semplice, lo vedi. Chiara esce sbattendo la porta, prende le chiavi di casa ed esce. Come invece non è giusto? Chiara esce dalla sua stanza furiosa e sbatte la porta. È arrabbiata con la madre. Prende le chiavi della macchina ed esce. Ecco, questo è sbagliato perché Chiara è furiosa, lo si capisce già dal fatto che Chiara sbatte la porta. Quindi è romanzato questo, non va bene, non è giusto in una sceneggiatura scrivere le emozioni di un personaggio. Ci sono, diciamo che uno sceneggiatore può dare delle indicazioni, fra parentesi, però solitamente non sarebbe giusto farlo perché comunque l'interpretazione dell'attore e la parte registica è quella che darà l'impronta al personaggio e all'azione. Poi, dopo aver scritto la sceneggiatura, si passa a quello che è la preproduzione. Cos'è la preproduzione? È la parte che precede la produzione, cioè il periodo delle riprese. La preproduzione solitamente si fa così: intanto si cercano gli attori per i vari personaggi, e dopodiché ci si riunisce tutti insieme in un tavolo e si inizia a leggere la sceneggiatura. E cosa si fa? Si fa lo spoglio della sceneggiatura, cioè ogni campo, ogni reparto all'interno dello staff prende la sua parte della sceneggiatura e lavora su quello. Per esempio, uno scenografo prende tutto quello che riguarda la scenografia all'interno della sceneggiatura e comincia a lavorare, per esempio, stilando anche
un budget che sarà poi dato al produttore, perché è quello che alla fine darà i soldi per girare il film, perché si sa che il cinema è bellissimo, ma il cinema è anche un business. Questo non va mai dimenticato. Il cinema è arte, ma il cinema purtroppo senza soldi non si può fare. Quindi ci servono i produttori. Una volta arrivati a aver letto tutto, per esempio, si iniziano a cercare le location dove verranno girate le scene. I costumi, iniziano a lavorare, reparto costumi sui costumi dei vari attori, dei vari personaggi. Gli attori iniziano a parlare col regista, come si fa, come si interpreta, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte che alcuni registi tendono a fare e altri no, che è la parte appunto della pianificazione delle riprese, delle inquadrature. Allora, molti registi pianificano prima col direttore la fotografia le varie inquadrature da fare all'interno della sceneggiatura. Poi c'è anche chi invece preferisce arrivare direttamente sul set e parlare col direttore della fotografia delle inquadrature direttamente sul set. A mio parere questo è molto rischioso per chi inizia, nel senso che è una tipologia di regia che serve se tu hai già una discreta esperienza alle spalle. Allora, dal momento in cui tu hai esperienza, sai come muoverti, sai perfettamente che se tu fai un certo tipo di inquadrature puoi o non puoi danneggiare il lavoro. Per esempio, ovviamente, se io metto il personaggio in un determinato modo e decido di fare una determinata inquadratura, io, regista, che decido di farlo in quel momento, devo sapere che questo è possibile, perché a volte magari se io dico che voglio che l'attore si veda bellissimo con il suo vestito, ma me lo metto in controluce, forse c'è qualcosa che non va. E quindi direi che se uno deve, o ne parli prima col tuo direttore della fotografia, o se no devi essere veramente esperto. Dopo finita la fase di pre-produzione, si arriva nella fase sicuramente più bella e sicuramente quella che mi è più difficile raccontarvi a voce, nel senso che le riprese sono un momento che uno deve vivere, perché raccontarlo a voce non è possibile. Ci sono delle tecniche, ovviamente, ne parleremo la prossima volta, delle tecniche di ripresa, però è proprio lo stare sul set che è importante. Il regista è, credo sia meglio come viene definito dagli americani, cioè director, ossia direttore proprio. È una persona che dirige la sua troupe, come un direttore d'orchestra dirige la sua orchestra. Il regista deve dirigere la sua troupe in modo tale che le riprese del film e il film giungano alla fine secondo la sua visione, perché il regista è quello che ha la visione completa di tutte le cose. Questo però non deve permettere al regista di essere prepotente, nel senso che ognuno, ovviamente che il regista ha l'ultima parola su tutto, però è anche vero che esistano figure come per esempio appunto il direttore della fotografia o lo scenografo che possono dire a un regista, per esempio, questo si può fare o questo non si può fare. E il regista, secondo me, non deve essere una persona che assolutista dice: ah no, io ho deciso così, adesso facciamo così e punto. Dice: ma è veramente, dovremmo essere in un castello e questa è una baracca. Ma io voglio qui. No, non è così. Ci sono dei ruoli, ci sono delle competenze in determinati ruoli. Ci sono registi e registi. Ci sono registi che si dedicano di più alla fotografia e al montaggio e ci sono registi che si dedicano di più al racconto. Quindi, ovviamente ci saranno registi che si dedicheranno di più alla parte tecnica, fotografia, montaggio, e lasceranno la parte di sceneggiatura agli sceneggiatori, mentre ci saranno registi che
si dedicheranno di più alla sceneggiatura e il resto lo daranno di più al direttore della fotografia. Comunque, anche se Kubrick faceva le sue fotografie, Kubrick, il direttore della fotografia, ce l'aveva. Quindi, se ce l'aveva lui, ecco, siamo a posto. Io direi che, finita la parte delle riprese, si può passare alla parte di post-produzione. La parte di post-produzione cos'è? È la parte dove c'è il montaggio. Il montaggio, così come le riprese, per un film di un'ora e mezzo spesso ci sono mesi e mesi di riprese, questo dipende moltissimo dal budget e dipende moltissimo anche dai tipi di riprese, perché ovviamente se ci sono degli spostamenti molto lunghi si allungherà ancora di più il tempo. Così anche nel montaggio. Il montaggio di film può durare anche anni, veramente anche anni. Quindi il compito del regista qui qual è? Seguire lo stesso il montatore, seguire la parte anche di pubblicità del film, quindi anche la parte di produzione, tutto questo è compito del regista seguire sempre in maniera molto rispettosa. Questo ci tengo a dirlo perché secondo me se tu lavori in una troupe dove c'è serenità e c'è tranquillità ed è bello lavorare insieme, il lavoro può venire veramente bello. Se tu invece fai pressioni, può risultare molto noioso lavorare. Quindi il regista deve seguire il montatore senza essere un gargoyle sulla sua spalla, tipo così, a osservarlo tutto il tempo, perché forse è un po', oltre che essere un po' inquietante, è anche un po' poco carino, diciamo. Ognuno ha il suo lavoro, giustamente. Quindi sempre seguirlo. Sempre, più che altro, fare in modo che le inquadrature seguano la sua visione. Cioè, comunque devi parlare col montatore e dire quello che tu vuoi che si veda. E poi, parte fondamentale, parlare per le musiche, per la colonna sonora. Quindi parlare con i compositori. Parte bellissima. La musica e la colonna sonora accompagnano un film. E possono sottolineare benissimo dei momenti e renderlo molto, molto magico. Si pensa, noi siamo qui a parlare in un festival di cinema horror. Ecco, pensiamo a quanto la musica è importante nel cinema horror. Guardiamo ad esempio a maestri come Dario Argento. I Goblin, per Profondo Rosso, hanno fatto una musica veramente fantastica ed è quasi... fa paura quasi di più la musica nel film. È veramente impressionante quanto la potenza della musica all'interno di un film sia fondamentale, veramente. Può sottolineare dei momenti e quindi io credo che sia veramente, veramente importante seguire anche questa parte qui. E forse è una delle parti più importanti all'interno di un film, parlare con il compositore. Ci sono, di solito, la parte della colonna sonora si fa dopo il montaggio. Ci sono dei registi che preferiscono, per esempio, partire già con la colonna sonora e quindi modellare il film a seconda della loro colonna sonora. Anche questo è possibile, bellissimo, secondo me, solo che anche lì devi avere comunque delle basi di musica, secondo me. Io direi che per oggi può bastare. E spero di avervi intrattenuto anche in questi giorni di Covid, di quarantena, riusciamo comunque a essere intrattenuti da qualcosa. E vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo per la prossima puntata, questo è bellino anche da dire, la prossima puntata, con le tecniche cinematografiche, le tecniche di ripresa e le inquadrature. Grazie.